Durante gli incontri al meeting, anche l'orecchio vuole la sua parte. Vodafone ti invita a tenere il telefonino in modalità silenziosa. Ditemelo, eccoci. Va bene, posso cominciare? Bene. Buonasera. Buonasera. Allora, io mi chiamo Renato Farina, sono qui in una veste molto semplice. Sono quello che ha avuto l'idea di fare questo incontro, perché un tema come la verità e il destino, la verità e il destino per il quale siamo stati fatti, per me si è subito imbattuto con la faccia di Oriana Fallaci, con la sua voce, con le sue parole. Io ho potuto godere della, voglio dire una parola molto grande, della sua amicizia gli ultimi anni della sua vita. Un'amicizia tempestosa come non può che essere il cielo quando è vicino a delle cime. E Oriana Fallaci era una cima. Io oso dire, da persona che ha attinto quel poco che sa da Don Giussani, che era l'esempio del senso religioso, intendendo con essa un amore pazzesco per la libertà. Lei, se posso dire così, quello che capivo, amava più la libertà della verità. Però in questa sua ricerca e difesa e conquista della libertà affermava veramente la verità del cuore dell'uomo, che non può accontentarsi di niente che sia finito, che non può accettare le pantofole in piccole certezze che consentono a lui di mangiare la sera la minestrina calda, ma che non può che avere passione per qualsiasi uomo sulla terra desideri la libertà e abbia bisogno di una compagnia, ed egli la dava. Oriana Fallaci è sempre stata una donna solissima, però dava la compagnia a tutti dei suoi figli, come ella li chiamava, cioè i suoi libri. Si versava tutta in questa ricerca della verità in compagnia, pur essendo sola. Allora, io ho pensato che le persone che meglio potevano raccontare questa donna, perché non c'è bisogno di aggiungere un titolo, non c'è bisogno di dire Oriana Fallaci la verità, basta dire Oriana Fallaci. Lei era una che, come Michelangelo, traeva dalla massa delle cose che vedeva e che sembravano opache delle figure viventi, che prima di tutto commuovevano lei e che poi lei, con umiltà straordinaria, porgeva a tutti. Nessuna donna mai, secondo me, è stata nello stesso tempo così orgogliosa delle sue qualità e così umile nel lavorare per non buttarle via. Non le buttava via, non ha buttato via niente, ci ha regalato tutto. Allora, le due persone che più le sono state amiche, a mia conoscenza, ma sono sicuro di non sbagliare, sono Vittorio Feltri
direttore di Libero e in fondo suo direttore due volte, quando è stato direttore dell'Europeo, anche se a lei allora non scriveva più per... No, ha scritto per l'Europeo in quel periodo, nel 91, durante la guerra del... Qualcosa. E poi di Libero, perché non dimentichiamo che gli ultimi scritti Oriana Fallaci non li ha dati al Corriere della Sera, ma li ha dati a Libero. E poi c'è Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella. Si può dire che Oriana Fallaci ha cercato Rino Fisichella per cercare la verità. Ha bussato alla sua porta per bussare alla porta di quello che è il principale di Rino Fisichella, cioè Papa Ratzinger. Ma gli ultimi anni e gli ultimi giorni in particolare sono stati caratterizzati per Oriana Fallaci dalla compagnia di questo vescovo teologo che è rettore della Pontificia Università Lateranense, alla quale lei per riconoscenza e per gratitudine verso Monsignor Fisichella, ma in quanto tale verso la Chiesa posso dire, ha donato il suo archivio e la sua biblioteca. Monsignorino Fisichella è stato anche un grande difensore, intelligente difensore della dignità dei preti cattolici nella famosa trasmissione di Santoro che era stata costruita per appenderlo per i piedi. Invece non è andata così. Allora, in quanto amico da prima, in ordine cronologico, di Oriana Fallaci, chiedo a Vittorio Feltri di raccontarci questa donna. Come l'hai conosciuta? Quali sono le cose che ti hanno colpito di lei? Ma intanto era cattivissima. Era terribile. Non riusciva ad avere dei rapporti duraturi con nessuno, anche perché già da parecchio tempo era assediata da un'intelligenzia italiana di sinistra, di estrazione marxista, che non la lasciava in pace. Tutto era cominciato molti anni prima, cioè quando Oriana Fallaci scrisse un libro fenomenale, un libro indimenticabile, che è Lettera a un bambino mai nato. Questo libro, librino come lo chiamava lei, un librino che le era stato commissionato nel 1974-75 dall'allora direttore dell'Europeo Tommaso Giglio, il quale di fronte alle richieste che si levavano soprattutto a sinistra di introdurre nella nostra legislazione l'aborto, e il tema quindi era di grande attualità, Tommaso Giglio chiamò nel suo ufficio in via Rizzoli Oriana Fallaci dicendole: dovresti farmi un articolo sull'aborto, devi dire quello che vuoi, ma un articolo di 8-9 cartelle. E Oriana Fallaci rispose che avrebbe provveduto a scrivere quell'articolo e si assentò per 15 giorni e ogni tanto riceveva la telefonata di Tommaso Giglio, il quale la sollecitava, diceva: ma come, per scrivere un articolo ci metti 15 giorni, ma che cosa sta succedendo? Ah, oh, mi rompere coglioni, perché la ragazza si esprimeva in un italiano comprensibile e non aveva neanche con il direttore un rapporto, diciamo, di soggezione. Il direttore sapeva che ogni articolo della Fallaci
faceva il successo di quel grande settimanale che fu l'Europeo, per cui stava zitto. Poi trascorse un mese e Tommaso Giglio cominciava a spazientire, e proprio quando Giglio era sul punto di chiamarla e di, anche di rimproverarla, Oriana Fallaci si presentò nel suo ufficio, nell'ufficio del direttore, con 95 cartelle, cioè un libro in pratica, piccolo ma un libro. E Tommaso Giglio rimase esterrefatto, dice: ma dove lo metto questo? 95 cartelle, ci vuole tutto il giornale per te, forse non basta un giornale, ce ne vorrebbero due. Quindi Giglio si irritò un pochetto, però prese, conoscendo la Fallaci, prese il malloppo e se lo portò a casa e durante la notte se lo lesse tutto. Quando ritornò al giornale disse alla Fallaci: ma hai bidonato anche questa volta, ma tu sei una stronza, insomma, questo ripeto era il linguaggio dell'Europeo, no? Questo grande giornale aulico, e portò il librino alla sezione libri della Rizzoli, e anziché un articolo ne uscì appunto un libro di straordinario successo, che era una difesa strenua della vita, ma una difesa non sentimentale, una difesa razionale, una difesa che comprendeva anche le accuse, cioè sosteneva anche le ragioni degli abortisti, ma ad ogni ragione degli abortisti Oriana Fallaci nel suo libro rispondeva con le ragioni di quelli che invece difendono la vita, senza mai citare la parola di Dio, senza mai citare il trascendente. Quel libro scatenò un'ondata polemica in favore degli anti-abortisti, e questa cosa non fu tollerata dalla sinistra, che in quel momento vedeva nell'aborto un veicolo per imporsi, per imporre quelli che venivano chiamati i diritti civili. Insomma, Oriana Fallaci, che era sempre stata di sinistra, che nasce in una famiglia socialista di partigiani, si trova a un certo punto a difendere le ragioni della vita, ed ecco che tutta la sinistra immediatamente le dà addosso. Da quel momento Oriana Fallaci non è più amata dai giornali, che voi sapete sono nelle mani della sinistra per motivi storici che in questa sede non vorrei ricordare. Ecco, da quel momento comincia la crisi tra la Fallaci e quelli che erano stati i suoi compagni. Poi la cosa si aggravò notevolmente perché Oriana Fallaci dichiarò che in fondo in Vietnam avevano ragione gli americani. Questa cosa non fu digerita da nessuno, anzi fu interpretata come un salto della quaglia di Oriana Fallaci, che invece aveva avuto delle crisi di coscienza e pertanto aveva rivisto le sue posizioni sia ideologiche, sia umane, sia storiche. E quindi quando io ho conosciuto la Fallaci nel 1900, mi pare fosse l'89, Oriana Fallaci era già molto arrabbiata con tutto il mondo. Mi dicono che lo fosse già abbastanza prima, perché il temperamento della ragazza, insomma, era questo: voleva sempre avere ragione, il più delle volte perché aveva ragione, e poi perché non amava perdere tempo in discussioni inutili con personaggi che il più delle volte erano animati da una grande invidia nei suoi confronti, perché la Fallaci ogni volta che scriveva una riga andava diritta al cuore della gente e se ne infischiava dei critici letterari, se ne infischiava degli intellettualini organici, quelli legati cioè a quel tempo, ma mi pare che anche adesso non sia molto cambiato, dicevo, legati alla sinistra. E il mio incontro con lei fu turbolento, perché io dirigevo l'Europeo, cioè il suo giornale, ma lei mi considerava un cretino totale, perché non aveva
non sapeva bene chi io fossi. Arrivavo dal Corriere della Sera, dirigevo da poco tempo l'Europeo, il giornale lei non lo stimava più, non lo apprezzava più perché era stato depauperato nel corso degli anni, e quando le chiesi di tornare a scrivere per l'Europeo, di farsi intervistare da noi, insomma era molto scettica. Devo dare un avviso per l'ordine e la sicurezza. Questo incontro, parlo per quelli che sono fuori, può essere seguito anche sul maxi schermo che c'è nella Hall Sud. Chi è fuori si faccia indicare, comunque può essere seguito anche più da vicino. Va bene? Sì, benissimo. Allora io sarò molto rapido. Quindi quando ebbi... No, qui io faccio note, sono come Berlusconi. Quando comincia... Anzi, vi sollecito a strapparmi il microfono. Quindi quando la incontrai, non voleva venire all'Europeo perché le sembrava così di nobilitare un giornale che non meritava più alcuna nobiltà. Ci incontrammo in un albergo in centro a Milano e io non la conoscevo, cioè l'avevo già vista qualche volta, ma era ovvio che lei non potesse ricordarsi di me. L'avevo vista al Corriere della Sera perché lei faceva degli articoli per il Corriere della Sera e quando arrivava in tipografia trattava male tutti quanti, voleva che si rispettasse assolutamente anche le sue virgole. Anche se la virgola era sbagliata, lei la difendeva fino alla morte, riguardava tutto, le bozze, le rileggeva 40 volte, a mezzanotte passata rileggeva ancora e poi ordinava di cambiare un periodo, voleva sostituire una parola con un'altra, insomma faceva impazzire tutti, perché era una perfezionista. Non che si sentisse un Dio, ma non le si sarebbe dispiaciuto assomigliargli un pochino. E questo la portava ad esasperare tutto, anche la sua prosa. Infatti se voi leggete i suoi libri e li rileggete, vi rendete conto come tutto sia curato nei minimi dettagli. Nessuno lo fa più. Lei invece era una perfezionista ad altri tempi, era una cesellatrice, non lasciava nulla al caso, aveva anche una forte artigianalità, e questo significa umiltà. Insomma, lei voleva presentare al pubblico un prodotto che non avesse difetti. Io so che tutto ciò è velleitario, ma lei lo sapeva pure. Non importa, lei ci provava, lei aveva questa forza ed è il motivo del suo successo, perché lei quando scriveva non pensava ai soloni, non pensava ai critici letterari, ai colleghi, pensava soltanto alla gente alla quale voleva rivolgersi, e la gente alla quale voleva rivolgersi non era certo quella falsa, un po' fasulla, autoreferenziale, che vive nei salotti bene e che prova il massimo gusto nel parlare male, specialmente di chi ha avuto successo. Una delle frasi storiche della Fallaci, e me la disse proprio nel primo incontro, fu questa: dicono che io ho un successo facile, il tale ha scritto che io ho un successo facile, ma se il successo fosse facile ce l'avrebbe anche quel bischero. Ecco, quindi io di fronte a questa affermazione da incidere nel marmo ho capito che la signora non era una persona qualunque. Cercavo di assecondarla, ma non riuscivo a capire quale fosse il verso giusto per prenderla. E poi mi accorsi che il verso giusto era la più assoluta spontaneità. Le dissi: Oriana, ho bisogno di te perché questo giornale non riesce a risollevarsi, se tu mi dai una mano forse ce la faccio. Ah, quindi sei un egoista, mi vuoi sfruttare. Insomma, i dialoghi con la Fallaci erano impossibili, ma alla fine nel suo fondo c'era forse anche un pizzico di bontà che era molto difficile da trovare, per cui si mise a scrivere qualcosa per l'Europeo e guarda caso
Io non voglio dire che portasse fortuna, penso solo che fosse bravissima. Da quando lei sfiorò con la sua penna l'europeo, l'europeo risorse e la resurrezione dell'europeo fece tanto bene anche a me. Per cui da quel momento io diventai amico suo e fui disposto anche qualche volta a mordermi la lingua, non sempre, perché poi la nostra ventennale amicizia è stata turbolenta, sono successe anche cose un po' strane e soprattutto sono stato in grado di farla peccare, perché contro di me talvolta ha tirato delle bestemmie che ovviamente non ripeto, ma che vi lascio immaginare. Bestemmie toscane, toscane veraci, che non erano evidentemente contro il Padre Eterno, ma contro quel suo servo un po' pirla che sono io. Bisogna dire che il combinato disposto, come dicono i manager, tra Feltri e Fallaci ha dato a un certo momento le ali anche a Libero, che ha raggiunto i suoi massimi prima di questi tempi, perché sta ancora crescendo, proprio grazie alla combinazione di questi due grandi personaggi. Io confermo che ho assistito anche alle urlate di Feltri con la Fallaci, perché non si tratteneva. E la Fallaci, quando Feltri urlava, faceva dei passi indietro. Poi dopo, normalmente, se la prendeva con me. E anche con me, una volta, tirò una serie di bestemmie folcloristiche e apocalittiche, e io capivo che ce l'aveva con me, no? Non con Dio. Voleva dirmi quello, gli ho detto, va bene, lei è così intelligente, no? Gli ho detto, se vuole gliene passo qualcuna. Guarda. E lei mi fa, ma no, dovresti essere contento che io non sono capace di imitare il toscano, che bestemmia, perché vuol dire che ci credo in Dio. No, mi disse così, perché se no come faccio a bestemmiarlo? E così, ma perché voleva darmi una carezza in questo modo, nel suo modo ruvido. Feltri ha citato Lettera a un bambino mai nato. Io leggo l'esordio di questo libricino, che è gigantesco, tant'è che lei stessa confesserà che era un libro che piacque molto a Papa Ratzinger, ma era molto piaciuto anche a Papa Wojtyła, per il quale però nutrì un fortissimo risentimento fino alla fine della vita, perché l'aveva pubblicato sul Tygodnik, poi io non so pronunciarlo, comunque il settimanale della diocesi di Cracovia, non il mensile, e quando lei reclamò i diritti d'autore fece rispondere dal segretario dicendo che qui la Polonia è un paese comunista e non si usano pagare i diritti d'autore. Dopodiché lei sostenne che Wojtyła era un uomo veramente cattivo, un grande ma cattivo, me lo disse diverse volte. Sì. Leggo l'esordio di Lettera a un bambino mai nato. Stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio, ed un tratto, in quel buio, s'è acceso un lampo di certezza. Sì, c'eri, esistevi. Ecco, questo è... Per cui dopo lei anche nel durante la campagna per il referendum sulla fecondazione assistita è tornata a questa certezza. Lei diceva, anche se è 2,5 mm, anche se è invisibile, che cosa ne sappiamo noi che non possa essere un essere umano pieno, no? E lei ne aveva la totale certezza. Ecco, Monsignor Fisichella, posso chiederle come lei prima avvertiva la presenza di Oriana Fallaci leggendola e poi come l'ha incontrata? Allora, io devo dire innanzitutto che non leggevo Oriana Fallaci, perché Oriana Fallaci negli anni 70 era fortemente anticlericale,
come lo rimase di per sé per alcuni versi fino alla fine della sua vita. Io incominciai a leggere Oriana Fallaci quando incominciò a scrivere la sua trilogia, per i temi che trattava, per gli argomenti di quei volumi, e quindi la rabbia e l'orgoglio, la forza della ragione. Mi rimproverava di non avere letto Oriana Fallaci intervista a se stessa, ma dopo gli incontri che avevamo avuto era inutile che io leggessi Oriana Fallaci intervista a se stessa, perché dall'agosto del 2005 al settembre del 2006 c'è stato con Oriana Fallaci un incontro quotidiano, fatto di telefonate, fatto di 3-4 telefonate al giorno anche dagli Stati Uniti. Cioè c'è stata una frequentazione che mi ha messo nella condizione di poter dire che la nostra è stata un'amicizia breve, però fortemente intensa, come se ci fossimo conosciuti da tutta una vita. Ironia della sorte, e dico ironia della sorte perché Oriana Fallaci si è imposta al pubblico di fatto per avere creato il genere dell'intervista. Poi è diventata anche scrittrice, poi è diventata anche una narrativa e quindi ha incominciato a pubblicare i suoi romanzi, come il romanzo che più le stava anche a cuore, il romanzo che apparirà fra qualche giorno, che è quello appunto sulla sua famiglia, una genealogia, quello che ha voluto, che voleva a tutti i costi, che portava con sé quando è venuta a luglio dello scorso anno, è venuta a Roma e poi a Milano e poi di nuovo a Roma. Lei viaggiava continuamente con questo manoscritto e io dovevo conservarlo in cassaforte. Tanta era la paura di doverlo perdere, quindi non l'aveva neanche lasciato a New York, l'aveva portato con sé. E poi da Roma lo aveva riportato a New York, una gelosia enorme di questo ultimo figlio, ben sapendo però che Oriana Fallaci me lo aveva confidato più volte e voleva che io stesso le raccogliessi un po' di materiale. Voleva scrivere la continuazione ideale a Un bambino mai nato, Lettera a un bambino mai nato. Soprattutto era terrorizzata per alcuni versi dalla sperimentazione, quindi da tutto quello che era la forma che sta prendendo piede nel mondo riguardo alla sperimentazione e tutto quello che è il fenomeno della biogenetica. Come ho incontrato Oriana Fallaci, dicevo, ironia della sorte, è stato attraverso una mia intervista. Però ho la fortuna di non voler parlare io di queste cose, perché poi il prete si trova sempre nella condizione in questi casi di poter dire alcune cose e di non poterne dire altre, perché il confine, quando si parla con un sacerdote, il confine di quello che può essere detto e di quello che non può essere detto è sempre estremamente sottile. E quindi inevitabilmente tante cose rimangono nel cuore, rimangono nella mente, molte scene di quanto il direttore Feltri diceva prima mi facevano sorridere, perché Oriana era proprio così, con me non si permetteva chiaramente imprecazioni, anzi diceva sei l'unico con il quale non riesco a litigare, però ha detto anche guarda che io gli amici me li so scegliere, però ricordati che se chiudo la porta io non la riapro più. Lo diceva in tono minaccioso, ma non c'è mai stato il benché minimo dissapore, benché non la pensassimo nello stesso modo su tanti punti, non c'è mai stato il minimo dissapore dal dover pensare che la sua porta si chiudesse e tantomeno la mia. Come ho conosciuto Oriana Fallaci? Attraverso questa lettera, devo dire, sono molto geloso per alcuni versi, perché di fatto le ultime cose che Oriana Fallaci ha scritto sono le lettere che ha scritto a me. E quindi sono molto geloso di questo, tanto è vero che ho portato le fotocopie,
perché non si sa mai cosa può succedere in autostrada, al meeting, che ne so, ti prendono, ti chiedono di fare una fotografia, intanto ti sanno che ci sono le lettere, i giornalisti che ci sono lì, no? Battute varie. E New York, giugno 2005, non vi leggo tutto perché evidentemente molte cose poi sono nomi e cognomi, non è il caso di poterle fare, e qualche battuta la devo leggere anche se si parla di me, ma fa bene alla mia dose di narcisismo quotidiano e quindi io ve le propongo. Monsignore, è una battuta scontata anche questa. Monsignore, lei mi ha commosso. Naturalmente sapevo bene chi fosse il rettore della Lateranense, il vescovo che ragiona al di là degli schemi e senza curarsi del politically correct. Ma a leggere la sua intervista al Corriere ho rischiato davvero la lacrima. Io che non piango mai. E mi sono sentita meno sola come quando leggo uno scrittore che si chiama Joseph Ratzinger. Grazie di aver capito così bene, perché in lui vedo un soulmate, un compagno dell'anima, e perché affermo che se un ateo e un papa dicono la stessa cosa, in quella cosa deve esserci qualcosa di profondamente vero, disperatamente vero. Mi piacerebbe conoscerla, parlare con lei di Cara Mustafa, che arriva a Vienna, dove Sobieski lo respinge urlando: soldati per il cristianesimo, per la Vergine di Częstochowa, nonché dei Frankenstein che vogliono sostituirsi alla natura e dell'Occidente che crolla. Il guaio è che sono molto malata. Ormai l'alieno mi divora perfino gli occhi. Alieno, lei chiamava l'alieno il cancro che aveva e lo scriveva con la lettera maiuscola. Io poi in una mia risposta ho detto: ma lei non deve chiamarlo neanche con la lettera maiuscola, perché non merita neanche il male, facevo tutto un ragionamento, e da quel giorno in poi lei lo scrive sempre con la lettera minuscola e mi dice: guarda che l'ho scritto con la lettera minuscola. Il guaio è che sono molto malato, ormai l'alieno mi divora perfino gli occhi. Medea e i suoi figli, ho dovuto dettarlo come Milton, che da cieco dettava, mi si perdoni il paragone, la storia d'Inghilterra e il paradiso perduto. E questo mi confina a New York, dove allo Sloan Cancer Center sono più bravi dei milanesi che immeritatamente rincorrono il Nobel per quel che vale e meritatamente perdono il referendum. Prigioniera della chemioterapia e della radioterapia, non posso allontanarmi. Ci proverò lo stesso prima o poi, tanto più che vorrei parlarle anche dell'importantissima cosa di cui suppongo lei sia al corrente, vale a dire il mio desiderio di incontrare zitta zitta e lontano da occhi indiscreti Sua Santità. Sa, è un desiderio che mi accompagna da quando incominciai a leggere i suoi libri e che non cercai di esaudire subito, perché lavoravo giorno e notte alla forza della ragione, poi perché l'alieno si scatenò e non stavo nemmeno in piedi. Dopo, perché stavo completando la trilogia con l'intervista a me stessa e l'Apocalisse. Infatti, quando venne eletto Papa, feci sì capriole di gioia, ma nel medesimo tempo pensai: oddio, ora non potrò più vederlo. E con un sospirone avvilito mi rassegnai. Trascorso un mese, però, allo Sloan, questo ospedale, mi dissero: Deo Fallaci, you have reached the end of the road. You can only try a few last attempts. Cara Fallaci, hai raggiunto la fine della strada, tu puoi soltanto provare a fare qualche tentativo. E di colpa quella rassegnazione si estinse. Ovviamente non sanno dirmi quanto durerò, ma io sono quella che al Messico riempivano di pallottole, quella che in Vietnam e nelle altre guerre si beccava sempre la scheggia, quella che anche l'anno scorso doveva morire. Eppure eccomi qua, mezza cieca, ridotta a uno stecco, ma ormai qua. In nome della logica, che tutto il diritto di pensare che posso vivere ancora un po'. E in tal caso la ringrazio di nuovo, ripetendo che mi piacerebbe conoscere lei, la saluto, eccetera, eccetera, eccetera. Questa lettera poi ha fatto seguito
a un'altra lettera in cui io le annunciavo che il Papa l'avrebbe ricevuta in udienza privata, e evidentemente vi leggo queste poche frasi per farvi capire l'umanità, ma anche l'eccitazione che aveva Oriana Fallaci in tutto questo e anche in quello che si perdeva. Dice, allora, lei era molto fissata del fatto che la volevano uccidere e quindi nessuno doveva sapere che lei veniva in Italia e che evidentemente doveva salire sull'aereo con un nome falso, poi sull'aereo, cioè tutto un pasticcio. Io non vi racconto di essere dovuto andare da Pisano a dire come fare, cioè un sacco di cose che è meglio non fare. Però poi dice, la nostra amica parte lunedì col 611, la nostra amica era lei di fatto, allora niente persone, niente linguaggi, in città la poveretta si chiuderà in casa come Diogene dentro la botte, anche perché essendo stata almeno 12 ore senza fumare avrà la pressione sotto i 60. Oriana Fallaci fumava, a lei non sarebbe piaciuto, ma fumava come una turca e quindi evidentemente era io che non fumo. Io che non fumo e che solo sentirmi puzzare addosso il fumo devo scuotere un pochettino le cose, quindi dovete pensare quante di queste candele sono state messe e sparse in casa mia per il tempo che lei è stata ospite, eccetera. E qui lo dice anche nella lettera. Vabbè, vi dico, ho una preoccupazione che non mi aveva mai sfiorato il cervello. Oddio, oddio, non ci vorranno mica gli abiti da cerimonia. Io quelli non li ho, non più, anche considerando i 38 chili che ormai ci sguazzano dentro. Io ho soltanto spartane giacche da uomo. È lecito imporle a un sovrano? A ciò si aggiunge l'incubo della testa coperta. Io i veli in testa non li porto, neanche morta, neanche per coprire i capelli lasciati dalla chemioterapia. Di copricapi a conci non ne posseggo, né saprei dove trovarli. Se l'etichetta li impone, come si fa? Sembrano scemenze, e invece non lo sono. In 26 anni io non mi sono ancora rimessa dal trauma che soffrì a Com con lo Shador, quello che poi tolsi facendo infuriare l'Ayatollah. E a proposito di etichetta, lei mi ha chiesto se in casa avrei avuto bisogno di qualcosa, ho detto di no, e invece sì, avrò bisogno di un ferro da stio, nonché di due o tre candele che assorbono il fumo. Me lo insegnò Andreotti, che al mio arrivo nel suo studio accese subito una candela. Ma come? Accende una candela a me? Gli chiesi. E lui rispose, no, no, la accendo alle sue sigarettacce. Cercherò di controllarmi, lo prometto. Ma la candela ci vuole lo stesso, e il ferro da stio pure. Come vedete, cari amici, ho letto soltanto alcuni brani così di qualche lettera che chiaramente mi stanno nel cuore, ma che ci fanno capire chi era Oriana Fallaci. Era una donna che si affezionava molto alle persone e si era affezionata molto soprattutto in questo momento ultimo della sua vita, perché di fatto era rimasta molto sola. Io ho l'immagine di questa donna come di una donna sola, una donna che si è voluta rinchiudere nella sua solitudine, nella sua casa di New York, perché in quel modo poteva pensare molto di più, e lo faceva, e lo comunicava anche a me, pensare molto di più al mistero che la sovrastava, ed era il mistero della morte che si avvicinava. Questo per il momento. Dopo. No. Direttore, allora, Oriana Fallaci dice: io sono cristiana, l'ho detto chiaro e tondo nel nono capitolo della Forza della Ragione,
io sono un'atea cristiana. Non credo in ciò che indichiamo con il termine Dio. Penso che Dio sia stato creato dagli uomini e non viceversa. Poi Oriana Fallaci, in un altro punto, dice: io credo che Dio sia stato inventato dagli uomini perché potessero consolarsi, però io non posso credere che esista un Dio che ha creato una natura così crudele. Io questi ragionamenti li ho sentiti fare spesso proprio da te. Ecco, puoi spiegare in che senso lei poteva dire: e io so che ti riconosci in queste parole, credo, io sono cristiano, sono un ateo cristiano, cioè che ragionamento c'era, che tensione c'era dentro questo, in che modo tu ti riconosci e ti specchi in questo pensiero? Guarda, se è una domanda troppo intima... No, assolutamente non c'è niente al meeting si può fare. In questo campo non c'è niente di intimo, sono cose che forse pensiamo tutti o che pensiamo in molti. Il problema in questo caso è che la Fallaci e Dio ci sentivamo troppo spesso, quindi ci scambiavamo opinioni su tutto, figuriamoci se non ci si addentrasse in temi di questo tipo. I nostri colloqui peraltro erano notturni, specialmente notturni, e voi sapete che di notte, chissà perché, cambia un po' anche il modo di pensare. E certi argomenti si affrontano soprattutto di notte. Io tornavo a casa, ma questo avveniva fino a poco più a un anno fa, tornavo a casa la sera verso le dieci e mezzo e immancabilmente, mentre stavo affondando la forchetta negli spaghetti, al primo giro squillava il telefono, era la Fallaci. Allora lasciavo la pasta asciutta, la forchetta, e sapevo che per 40 minuti sarebbe stata conversazione. La donna era molto sola, ma ho scoperto col tempo, interrogandola, che è sempre stata molto sola. Tanto che anche con la famiglia aveva dei rapporti burrascosi e per lungo tempo sospendeva ogni rapporto. Io non so, sono un po' come nella situazione di Monsignor Fisichel, pur non essendo prete, non so se certe cose si possono dire o non si possono dire. Diciamo che mi do l'alibi dicendo: beh, però in fondo proprio prete non lo sono, quindi forse le posso dire. Certe confidenze le posso fare. E mi parlava a me veramente non ha mai parlato del suo cancro, mi parlava dei suoi cancri, dice: ce n'ho tre di cancri. E poi la settimana dopo: Vittorio, ce n'ho quattro di cancri, ce n'ho uno anche allo stomaco. Insomma, ogni settimana aumentavano i cancri, finché sono arrivati, mi pare, a 10-11, compreso quello che le toglieva la vista. E man mano che la malattia la divorava, le nostre conversazioni diventavano intimistiche e quindi si parlava anche di quello che si pensava reciprocamente del Padre Eterno. Lei, atea assolutamente, anche se cristiana, e io non posso dire di essere diverso da lei, anzi certe cose forse gliele ho, come dire, rafforzate io, perché dicevo: ma com'è possibile che il mondo sia stato creato per amore da qualcuno che poi assiste dall'alto, dal basso, ovunque sia, a una carneficina quotidiana che non riguarda solamente gli uomini, ma anche il mondo animale. Basta vedere, io amo i gatti, ma quando i miei gatti
acchiappano un topo, io rimango agghiacciato e non posso pensare che qualcuno abbia progettato volutamente con grande perizia e intelligenza il gatto che infligge dolori terrificanti, paura, terrore a un altro essere creato dallo stesso progettatore. Di fronte a questi ragionamenti Oriana stava zitta e poi diceva: te tu hai ragione, non ci avevo mai pensato. O mica sarò più bischera di te, impossibile. E questo era vero. E quindi queste discussioni su queste cose, adesso io vi ho citato la più ricorrente forse, ma si facevano per 20, 30, 40 minuti. Poi io alla fine esausto, qualche volta era esausta lei, perché qualche volta all'improvviso diceva: basta, mi sono rotta coglioni, buonanotte, pam. Perché aveva questi modi così gentili, a me divertivano. Ma insomma, lei era questa, era fatta così. E fra l'altro aveva, e io in questo mi riconoscevo moltissimo, addirittura la consapevolezza dalla mattina alla sera che viveva nel cristianesimo e nella cristianità. E giustamente ricordava: ma io da quando sono piccina sento parlare di Gesù Cristo, perché in casa mia si dicevano rosari, perché la mia mamma era cattolica, mio babbo era socialista ma ci credeva, insomma. E quindi raccontava in modo molto completo e persuasivo la famiglia italiana. La famiglia italiana è intrisa di cultura cristiana. Esci la mattina, qual è la prima cosa che vedi? Una chiesa, un campanile. A scuola che cosa fai? Che cosa studi? Tutti abbiamo letto la Divina Commedia, abbiamo letto Foscolo, abbiamo letto Manzoni. Insomma, esemplificando, si può dire che noi tutti siamo vissuti in una cultura cristiana, e di fronte a una minaccia che viene dall'esterno, e tutti noi sappiamo da che parte arriva, fatalmente dobbiamo fare quadrato attorno alla nostra cultura, che è la cultura del cristianesimo. E anche nel momento in cui non si riesce fino in fondo, se non qualche volta proprio di notte, a credere in Dio, a crederci sul serio, a crederci fino in fondo, abbiamo il dovere di difendere la nostra cultura, che è una cultura cristiana. Questo era il discorso della Fallaci, e io sinceramente lo condivido dalla prima all'ultima parola. Ecco, poi io non vorrei andare per le lunghe. Ma no, guarda che abbiamo tempo, non preoccuparti. Volevo dirti questo però. Detto questo, però sia alla Fallaci sia a te non è bastato incrociare lo sguardo con il crocifisso che sta sulla punta del campanile, perché Oriana alla fine, tra i suoi più grandi amici, l'ultimo amico, dopo racconterà, è stato un sacerdote. Quindi e io so che le ha parlato di quello che lei chiamava la bellissima fiaba, no? Il cristianesimo. E so che anche tu però alla fine, insomma, i tuoi più grandi amici sono dei sacerdoti. Io non sono prete, quindi non sono tra... Ecco, però... Sì, io ho degli amici. Perché? Perché evidentemente c'è questa cosa, quello che tu hai detto come un'affermazione totale, cioè che il mondo è crudele, però c'è dentro un grande mistero. Perché noi non sappiamo la fine della storia, no? E pretendere di leggere l'avventura della natura e l'avventura del mondo a metà del secondo tempo, quando tutti soffrono, non è giusto, no? E forse aspetti qualcosa che compia anche questo dolore, che non è inutile. Guarda, io lo sai benissimo, ho qualche amico, ho pochi amici, pochissimi, due o tre, e due sono preti. E proprio qualche giorno fa con uno ho litigato per queste discussioni, perché
diceva che insomma Dio dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quello, cioè, ma dico, ma tu vuoi insegnare a Dio a fare Dio? Ma fai il prete se ci riesci, lascia fare a Dio quello che vuol fare lui, lo saprà perché lo fa. E allora lì una discussione, non si finiva più. Poi quando si discute si beve anche un po', non so se capita anche a voi, alla fine si dicono anche delle cazzate, e noi siamo specialisti in questo, quindi per l'amor di Dio. Io devo anche ricordare che la Fallaci mi parlava spessissimo di Monsignor Fisichella, e io ero anche un po' geloso, dicevo, ma mi parli sempre di sto Fisichella, mi dava un po', cioè, mi sentivo un po' trascurato, ecco. Non che non che fossimo fidanzati, però ormai c'era stabilito un certo rapporto. E prima di siccome sì, il tempo poi passa, vorrei raccontare 15 giorni che io ho trascorso, gli ultimi mesi. Lei veniva in Italia per fare delle cose anche riguardanti la salute, e non sapeva dove andare, proprio per dire quale fosse la sua solitudine. E non sapeva dove andare, allora insomma, io un momento così le ho detto, senti, se vuoi io ho una casa a Roma e una casa a Milano, dove ti fa più comodo, io ti do la chiave, ci vai. Dice, ah, oh, io non voglio in casa di nessuno. Vabbè, io te la offro. Però non posso andare nemmeno in albergo, che mi riconoscono, mi vedono conciata così. La Fallaci conciata così con tutti sti cancri che mi rompono coglioni. Vabbè, dico, vedi tu. Poi alla fine dice, guarda, se mi dai la casa io l'accetto volentieri, perché la Fallaci poi era così. E quindi le ho dato le chiavi della mia casa di Milano, nella quale si dà il caso che io viva. E quindi, dando la casa a lei, evidentemente non potevo viverci io. Però lei mi chiese di andare tutti i giorni a trovarla. Dico, benissimo, io mi ero fatto prestare una mansarda da una famiglia amica all'ultimo piano, per cui insomma tutto sommato non andavo al dormitorio pubblico. E quando andavo a trovarla in casa mia, suonavo il campanello e aspettavo 20 minuti che mi venisse a aprire la porta, ci metteva parecchio, poi non sentiva più, tutti sti cancri lavoravano. E poi io entravo in casa mia e scoprivo di essere intimidito ad entrare in casa mia, e camminavo in punta di piedi, come dire, non disturberò. Poi mi mettevo a sedere su, in fondo erano i miei divani, le mie poltrone, chiedevo permesso, dicevo, ma dici, siediti. E poi guardavo un tavolino con delle bottiglie, mi era venuta voglia di bere un goccio di whisky, e dico, posso bere un goccio di whisky? Ma è tuo, bevi tutto quello che vuoi. Poi era luglio e c'era il suo compleanno, quindi sono arrivato con una bottiglia di champagne. A lei piaceva molto lo champagne, cioè piace anche a noi, non è che... E quindi l'ho portato, abbiamo brindato al suo compleanno, e la sua preoccupazione era prevalentemente quella di riscuotere i diritti d'autore della Rizzoli, che non ritirava da più di 20 anni. Siccome ho spesso sentito dire che Oriana Fallaci era attaccata al denaro, e quando io seppi questa cosa rimasi francamente sbalordito, perché una persona attaccata al denaro non lascia cifre mostruose di diritti d'autore presso l'editore, non aveva mai ritirate, e non sapeva a quanto potessero ammontare. Allora la mia casa le serviva anche, diciamo così, un po' di rappresentanza per ricevere i dirigenti della Rizzoli, li riceveva lì e cercava di fare i suoi conti. Poi
mi mostrava qualcosa e si accaniva contro i dirigenti della Rizzoli, diceva: ah, per 20 anni non mi hanno dato una lira. Dico: ma tu gliel'hai chiesto? Mai. Beh, dico, chiedili. Questo era il personaggio. E poi tutte le volte, fatalmente, diceva sempre con un fare molto ruvido, un tono anche quasi minaccioso: ora mi tocca morire e non mi piace morire, io ti vorrei dire che te devi continuare la battaglia contro i fondamentalisti. Eurabia, siamo diventati Eurabia, sei rimasto uno dei pochi a combattere, fallo, fallo fino in fondo, non ti preoccupare. Quindi le discussioni, io non so con Monsignor Fisichella, ma alla fine arrivavano sempre lì. Il suo problema era questo. E poi si preoccupava molto della dignità con cui voleva morire. Negli ultimi giorni lei era molto incerta anche nel camminare e andandola a trovare mi chiese una cortesia. Dice: mi porti in salumeria? Dice: in salumeria? Sì, vorrei andare in salumeria. Mi vorrei comprare qualcosa. Allora io abito a Milano in Piazza Dusan, e abbastanza vicino, a 50-60 metri, c'è una via con dei negozi. E quindi l'ho portata in salumeria, attaccata al mio braccio. Capivi l'incedere molto incerto, tremava un pochino. Entrata in salumeria, ha fatto questi due passi ed era felice come una bambina quando la porti a Luna Park. E la cosa che mi colpì molto è che per fare questa passeggiata, chiamiamola così, di 70-80 metri, si era tutta agghindata, era elegantissima. Naturalmente col cappello, perché aveva la mania dei cappelli. E ogni volta che metteva un cappello mi guardava e diceva: ti piace il mio cappello? Sì, moltissimo. Non è vero, ti fa schifo il mio cappello. Ma ti ho detto che ti fa schifo il mio cappello. Ma scusa, se ti dico che mi piace, lo leggo dagli occhi che ti fa schifo. Ma come fai a leggere negli occhi? Io leggo negli occhi della gente, tu non capisci un cazzo. E quindi bisognava accettare la Fallaci per quello che era questa cosa, salvo avere dei momenti di tenerezza e di generosità che non sto a raccontare. Ne dico uno troppo divertente, perché lei, vivendo negli Stati Uniti, era un po' lontana anche dai nostri gusti. Un giorno se ne arrivò e mi chiamò, ci incontrammo e mi regalò, indovinate che cosa? Una pelliccia. Una pelliccia a me. Cioè, lei si accorse che io non avevo accolto con particolare entusiasmo il dono e fu quasi turbato. Ma come mai questo non esulta? Una pelliccia. E evidentemente in America, io non frequento neanche molto New York, dico, ma si mettono la pelliccia e pazienza. Io me la sono tenuta, come mi sono tenuto tanti regali che mi ha fatto, e io dico francamente che più passa il tempo e più la Fallaci mi manca. Mi mancano anche le stupidaggini che ci dicevamo. Io non ho mai fatto sogni premonitori, non credo nell'aldilà, cioè non credo neanche nell'aldiquà, figuriamoci se credo nell'aldilà. Ma una notte io ho fatto un sogno terrificante. Ho fatto un sogno, entravo in un ascensore. Non c'è niente di meno interessante dei sogni degli altri. Questo lo racconto per dirvi che cose strane che succedono. In un ascensore arrivai come in una piscina, e lì c'era la Fallaci, magra come negli ultimi giorni, che mi parla, mi dice alcune cose. Dopodiché io, un po' spaventato, ma non tantissimo, mi sveglio nel letto dove lei aveva dormito, evidentemente, il mio. E ero sveglio e sento la sua voce: Vittorio, Vittorio. Ma
Madonna, dico, piantala, ho paura, vattene. Ero sveglio, sentivo questa voce. Io non sono mai riuscito a capire se era la continuazione del sogno, non può essere diversamente. Ma tutte le sere adesso quando vado a letto guardo dietro il letto perché dico, vuoi vedere che questa magari mi arriva qui a rompere le palle ancora? Questa. Monsignor Fisichella, ci racconti l'incontro di Oriana Fallaci con il Papa e ci racconti gli ultimi momenti di Oriana Fallaci. Allora, credo che la cosa più interessante sia quella di riprendere il discorso iniziato. Certamente affrontare il problema della presenza del male, cose molto intelligenti ha dette Agostino, le ha dette Tommaso, meno intelligenti le ha dette Hegel, e quindi non toccherà neanche a me dover affrontare questo problema. Certamente il problema del male rimane ed è anche uno dei temi, poi il problema del male si manifesta concretamente oltre che il male morale, quindi nel peccato si manifesta concretamente nella sofferenza, nella malattia, nella sofferenza degli innocenti, nella morte degli innocenti e del perché della malattia, del perché della morte, quindi di tutte queste domande che fanno parte del nostro patrimonio genetico, perché guai se l'uomo non si ponesse il problema sulla domanda del senso della propria vita. E io ripartirei ancora da una frase scritta da Oriana Fallaci che diceva così: sono stufa di ripetere per scritto e a voce che io sono atea, ma oltre ad essere laica sono profondamente anticlericale. A me i preti mi stanno antipatici, come erano antipatici agli anarchici di Lugano. Io sinceramente non so l'antipatia che avessero gli anarchici di Lugano per i preti. Conosco la violenza che avevano in Spagna negli anni dal 34 al 39, ma a Lugano non lo so. E però quando leggevo questa frase, quando lei la ripeteva anche a me, non che i preti gli stavano antipatici, che era anticlericale, questo no, ma certamente che il problema del credere, e nel problema del credere c'era inevitabilmente quello di contestare alcune posizioni della Chiesa. Uno dei primi discorsi che ha affrontato con me è stato il primo capitolo della Genesi, il primo e il secondo capitolo della Genesi, quindi Adamo ed Eva, lei ce l'aveva con questa interpretazione. Quando però io ho incominciato a dare l'interpretazione corretta dei testi, e allora ha capito che non c'era più trippa per i gatti e quindi ha cominciato a fare marcia indietro, perché inevitabilmente il discorso che io facevo e non le permetteva più di contestare le nostre posizioni e quindi rimaneva incerta, rimaneva in silenzio. Posso però dire alcune cose che sono importanti. Certamente aveva una venerazione per Papa Benedetto XVI di cui non faceva mistero perché lo ha scritto anche nell'ultimo articolo per Libero, lo ha scritto dicendo che questo uomo e l'intelligenza di questo uomo l'affascinava a tal punto, vedete, Oriana Fallaci quando incontrava le persone voleva conoscere quasi tutto delle persone che incontrava. Lei mi spiegava come nelle sue interviste che faceva, lei leggeva tutto quello che potevano avere fatto, avere detto, era meticolosissima nel suo lavoro. E quando si presentò da Papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo, portava tra le mani il libro di Josef Ratzinger sull'Europa ed era tutto, quasi tutto sottolineato con l'evidenziatore.
e chiese anche al Papa di fare una dedica al termine dell'udienza, cosa che il Papa fece. E, paradossale, poi ritornata a New York non trovava più il libro, era la cosa a cui teneva di più, e per almeno una settimana, 15 giorni credo, se ricordo bene, era angosciata dal non trovare più il libro con la dedica di Benedetto XVI. Poi a un certo punto una mattina mi telefona e dice: ma lo sai che dove stava il libro? Stava sul mio comodino. Quindi, ritornata a New York, il libro di Benedetto XVI stava accanto al suo letto, sul comodino. E che Dio è di questa? Io credo fortemente, perché vedete, non si può dire a un prete, a un vescovo, non si può dire dopo un paio di giorni che ti conosce e di cui si parla anche di argomenti che sono perché devo morire, non si chiede a un sacerdote se è come dici tu, come dicevo io, se è come dici tu, allora quando sto per morire mi devi tenere la mano. Io devo dire che la prima volta mi colpì molto questa espressione, mi colpì molto perché non me la sarei mai aspettata, perché non mi era mai capitato che nella vita qualcuno mi dicesse mi devi tenere la mano mentre io muoio. Però me lo ripeté due volte, anche in una seconda circostanza a New York, e quindi per me divenne un obbligo morale tutto questo. Oggi noi parliamo della ricerca della verità, la verità come il destino, come il fine verso cui l'uomo tende. Io penso spesso, quando abbiamo fatto questi discorsi con Oriana Fallaci, vedevo due cose. La prima, che ricercava il senso, certamente ricercava il senso. Io mi ero un po' messo paura, ma alla fine della prima permanenza sua a Roma, a casa mia, allora io ebbi la forza di consegnarle l'ultimo libro che io avevo scritto qualche mese prima, ed era un libro sulla fede, la fede come ricerca di senso, abbandonarsi al mistero. E la cosa che mi ha fatto più piacere è che Edoardo, il nipote di Oriana, mi ha riconsegnato questo libro dicendo: questo lo restituisco nelle mani da dove proveniva, e riaprendo quel libro, vedete, io non scrivo di matematica, io non sono Oddi Freddi che scrive di matematica, non sono matematica, cioè vabbè, io scrivo di teologia, mi spiego, quindi quando io, no, io se voglio essere polemico, figuratevi, è un invito a nozze, ma non voglio essere polemico, mi è venuto in mente così, perché io scrivo di teologia, quindi io scrivo di Dio, io scrivo del mistero della rivelazione, io scrivo di queste cose, scrivo di dell'intelligenza, della fede, di come, riprendere tra le mani il mio libro e vederlo tutto sottolineato, anche con tanti punti interrogativi, da parte di Oriana Fallaci. Allora, vedete, si può dire di essere atei, si può dire che non si crede, e nonostante questo avere una profonda nostalgia di Dio dentro di sé. Io sono convinto con ragione sono convinto che in Oriana Fallaci ci fosse una profonda nostalgia di Dio, perché vedete, Oriana Fallaci, io lo scrissi anche in una lettera e lei mi disse che avevo ragione, spero un giorno di pubblicare anche questo epistolario tra noi due, perché credo che aiuti soprattutto a far capire come Oriana Fallaci fosse una persona lucida, lucidissima nelle sue analisi, ma lucida dall'inizio alla fine della sua vita. Non c'è mai stato un attimo in cui non avesse una lucidità enorme, una lucidità per la quale mi diceva: io non voglio arrivare al momento della morte senza sapere con chi mi sto incontrando. E quindi una donna che voleva affrontare la morte, non la voleva subire. Era il Berman del settimo sigillo, se volete,
si può giocare a scacchi, fare le furbizie, ma alla fine tu lo devi incontrare questo o questa. Oriana era lì che la morte sapeva che le stava andando incontro, ne parlava con tutta, direi, la crudezza di questo mondo, di tutti i suoi cancri, ma inevitabilmente voleva sapere con chi si incontrava. E io penso che ci fosse questa profonda nostalgia e ho motivo per dirlo. Il motivo di dire a un prete tienimi la mano, il motivo di chiedermi di voler vedere la cupola di Santa Maria in fiore prima di morire. Io devo dare testimonianza pubblica di quello che è stato fatto per dover riportare Oriana da New York a Firenze, perché voleva morire in Italia, non in esilio. È ritornata in Italia e la possibilità di trovare una camera, e qui bisogna dare atto alle persone che più stavano vicino anche a Oriana in quei momenti, dalla cui finestra potesse vedere la cupola del Brunelleschi. E la telefonata che mi fece, io ero in pellegrinaggio con i deputati, e quindi vedo la cupola del Brunelleschi. Io, vedete, cosa potevo regalare? Io, Oriana Fallaci, mi ha sommerso di regali, di libri antichi, di un sacco di regali. Io cosa potevo regalare a Oriana Fallaci? E le regalai, perché me lo chiese lei, un CD con il suono delle campane. Ma voi, amici miei, potete pensare che una donna che si professa atea poi alla fine voglia vedere la cupola del Brunelleschi fino alla fine? Certo, perché la riportava all'infanzia, alla sua città, ma quella non è una cupola qualsiasi, quella è la cupola di Santa Maria. E che chiedesse a un prete di tenerle la mano, non solo, ma che mi chiedesse che quando era il giorno del suo funerale suonassero le campane di Santa Maria in fiore. E con fatica, per polemiche varie, ma con fatica, però questo è avvenuto quando la bara usciva dalla clinica per recarsi al cimitero, le campane della cattedrale di Firenze hanno suonato per Oriana Fallaci. Allora, e concludo, allora vedete, vi voglio leggere ancora una piccola chicca, perché quando in ottobre morì mia mamma, nell'ottobre del 2005, Oriana mi scrisse una bellissima lettera, dove tra le diverse cose personali mi diceva così: ci ho pensato tanto dopo la chiamata di Marco, Marco è il mio segretario, a lei si rifiutava di dire Don, quindi il Don non esisteva, Marco. Ci ho pensato tanto dopo la chiamata di Marco. Prete aveva farfugliato con occhi imploranti verso mezzanotte. Così ero corsa subito fuori, senza neanche infilarmi un cappotto. Era inverno e nevicava. Nel buio avevo raggiunto la chiesa del villaggio e chiamato un certo Don Gozzi, che non voleva venire. Domani, domani, ora è troppo tardi e fa freddo. A spintoni, parolacce, minacce, se non mi segue seduta stante io la ammazzo, lo avevo costretto a venire con la stola, viola e tutto il resto. E a vederlo entrare, gli occhi imploranti si erano illuminati di una gioia insensata, sublime e insensata. Oltretutto lei lo detestava perché per celebrare la messa nella nostra cappella del giardino esigeva ogni volta 20.000 lire e perché durante la messa prendeva a calci York, il suo Yorkshire Terrier, che si metteva ai piedi dell'altare. Poi, da un tipo simile, assolta dai peccati che non aveva mai commesso, si era appisolata con un sorriso felice. Ho chiesto a Marco a che ora se n'è andata, e qui ritorna con mia mamma. Vedete, mi ha descritto la morte di sua madre e di come per sua madre fosse andata a cercare un sacerdote. Ma la conclusione è molto bella. Si era appisolata con un sorriso felice. Io ho tenuto la mano di Oriana Fallaci come le avevo promesso
il giorno prima che lei ispirasse. E devo dire che quella mano scarna, ormai ridotta a pelle e ossa, io gli ho dato anche una benedizione, Oriana Fallaci, e l'ho fatto cosciente, l'ho fatto perché Oriana Fallaci era stata battezzata, era cristiana. L'ho fatto perché Oriana Fallaci aveva fatto la prima comunione, perché Oriana Fallaci era stata cresimata. L'ho fatto perché Oriana Fallaci mi raccontava più volte di come con suo papà e insegnatole da suo papà sfogliava la Bibbia del Dorè e conosceva tutte le illustrazioni della Bibbia del Dorè che ha voluto lasciare a me. E l'ho fatto perché Oriana Fallaci spesse volte durante le ultime settimane, quando c'ero soltanto io e lei al suo capezzale, soffrendo enormemente dai dolori, alzava gli occhi al cielo, mi guardava, alzava gli occhi al cielo e diceva: «Ah, se tu esisti, perché non mi fai vivere?» Non le diceva, non diceva, parlando con l'assoluto, con Dio, non diceva di non farmi soffrire, ma di farmi vivere. L'ho fatto perché Oriana Fallaci amava la vita e perché il Dio dei cristiani è il Dio della vita. L'ho fatto perché Oriana Fallaci forse diceva di non credere, ma aveva una grande speranza. E mi sono sempre venute in mente le frasi, le pagine di quel libro postumo di Ignazio Silone, Severina, dove la protagonista, che poi era Silone, la protagonista ormai ferita a morte durante una manifestazione, era una suora, aveva lasciato il monastero e a un certo punto sul letto di morte una consorella la va a trovare, le prende la mano e le dice: «Severina, Severina, dimmi che credi». E Severina la guarda e le dice: «No, però spero». Ecco, io credo che noi abbiamo un grande compito, amici miei, noi cristiani, è quello di parlare della fede rivestendola con gli abiti della speranza. Tante volte forse non ci capiranno quando parliamo dei contenuti della nostra fede, ma certamente l'uomo di oggi ci potrà capire se parliamo della speranza, se parliamo sempre di quello che è il mistero della nostra esistenza, il senso della nostra vita. E concludo con un ultimo esempio. Vedete, c'era una conferenza che mi aveva chiesto, dove io terminavo con un pensiero di Pascal, il pensiero 149, pensiero famosissimo. Penso che lei non l'avesse mai letto, perché lo ha sottolineato tutto. E questo pensiero dice così: io non so chi mi ha messo al mondo, cosa sia il mondo, è il Pascal provocatore di tutto, ma si conclude così. Vedo questi angoli, questi spaventevoli spazi dell'universo che mi rinchiudono e mi trovo attaccato a un angolo di questa vasta distesa, senza che io sappia perché sono stato collocato piuttosto in questo luogo che in un altro, né perché questo poco tempo che mi è dato di vivere mi è assegnato a questo punto piuttosto che a un altro di tutta l'eternità che mi ha preceduto e che mi seguirà. Tutto quello che io conosco è che devo morire, ma quel che ignoro di più è proprio questa morte che non saprei evitare. Come non so da dove vengo, così non so dove vado. E soltanto so che uscendo da questo mondo io cado per sempre nel nulla o nelle mani di un Dio irritato. Ecco, ho tenuto la mano di Oriana Fallaci da prete, da vescovo, chiedendo al Signore che potesse guardarla con grande misericordia, se non altro perché aveva sofferto tanto, se non altro per la sua solitudine, se non altro perché in questi ultimi anni, certamente, con profonda convinzione e radicalità, aveva difeso l'appartenenza di questo paese, dell'Occidente, lo aveva difeso come pochi altri, in quelle radici che sono profondamente cristiane, in quella civiltà alla quale noi tutti apparteniamo e in quella fede che non dimentichiamo è pur sempre un profondo, grande dono che Dio fa. Davanti a questo mistero non ci rimane altro che dover guardare a questa donna, io direi, per quello che ha fatto e per quello che ha detto e ha scritto. Certamente davanti alle grandi personalità, Oriana Fallaci è stata una grande donna, davanti alle grandi personalità
ci si può anche dividere nell'interpretazione e nel giudizio, ma resta un fatto che è stata inevitabilmente una grande donna, una grande italiana che ha fatto scuola e alla quale si dovrà guardare sempre con rispetto perché appartiene ai libri di storia. Allora, l'incontro che io ritengo bellissimo, mancava solo Oriana qui, si conclude. Io, mi viene in mente un pensiero, io non lo sapevo della cupola del Brunelleschi che lei guardava, dell'affezione di fatto per Maria oggettiva. Io quando sono mandato da Feltri sulla tomba della Fallace, al cimitero degli Allori, mi sono guardato in tasca e ho trovato un'immaginetta di Don Giussani dove avevo scritto la frase che lui aveva coniato: «O Madonna, tu sei la certezza della nostra speranza», e gliel'ho infossata sotto i sassi. Ecco, per chiudere dico questo: certo Oriana Fallaci era sola, ma aveva degli amici. Ha avuto dei grandi amici e li abbiamo due, i suoi più grandi amici li abbiamo avuti qui. E poi però devo dire che tanti li abbiamo voluto e tantissimi le vogliamo bene. Grazie.